Roberto Vecchioni ha concluso in grande stile ad Enna la seconda edizione del Festival Stupor Mundi, musica d'autore nei luoghi federiciani. Il professore della musica italiana ha incantato il pubblico con più di 2 ore di poesia e musica sotto l'imponente Castello di Lombardia. Un concerto intimo che ha riassunto la sua lunga carriera artistica partendo dal suo ultimo album dal titolo L'Infinito per arrivare ai brani più conosciuti. Cos'è l'infinito per Roberto Vecchioni? Non è che il tour sia infinito, cioè finirà a un certo punto. L'infinito ovviamente prende dalla famosissima poesia di Leopardi, ma la rivolta, nel senso che tutto il disco vuole spiegare che la vita è la cosa più bella che esiste, che tutti, anche quelli che dicono di odiarla, in realtà la amano e che sono magari fregati dalla vita e per questo si incazzano un po', tutto lì. E l'esempio più classico di persona che dovrebbe odiarla la vita è proprio lui, Giacomo Leopardi. Ho riscritto la sua vita vedendolo in questo modo. Lui l'avrebbe anche amata la vita, ma la vita l'ha tartato male. Ma è un disco di personaggi, personaggi che hanno adorato la vita, come Alex Zanardi, come Regeni, come Cappuccio Rosso, un sacco di gente che si è data da fare contro il destino e per la libertà. Rispetto agli anni 70, come la figura del cantautore si è trasformata? L'io c'è sempre. Però sono diversissimi i modi di esprimerlo. Cioè, i cantautori degli anni 70, cioè i Guccini, De André, eccetera, non ci sono più, non esistono. Sono semplificati al massimo. Là c'era una ricerca letteraria particolare, anche politica, anche sociale. Oggi si va molto veloce. Bravissimi, ce ne sono di bravissimi. Anche il rap è una forma di cantautorato. Anche gli indie, l'hip hop, ci sono gruppi rock che fanno del bellissimo cantautorato, ma con tutt'altra altra tematica, cioè molto, molto più breve. Mentre i Guccini, De André, De Gregorio, eccetera, c'erano almeno 20, 30, 40, 50 temi, oggi i temi sono 2 o 3, cioè il mondo è uno schifo, le donne le voglio io, eccetera. Però con una buona proprietà della lingua italiana. Scrivi vecchio. Scrivi canzoni, che più ne scrivi più sei bravo e fai da me, tanto che importa a chi ne ascolta, se lei c'è stata o non c'è stata, e lei chi è, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliere l'ideale. Perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali. Perché le idee sono voci di madre che credevamo di aver perso. Oh, cavallo, oh, cavallo, oh, cavallo.